Sembra così assurdo e irreale. Spesso è talmente lontano dal nostro modo di pensare e di vivere che non ci si rende conto di ciò che succede a pochi passi da noi. Come nella porta accanto, luogo in cui si consumano abusi fisici e psicologici nei confronti di donne che vengono picchiate, umiliate, messe a tacere. In una sola parola, annichilite. La cronaca degli ultimi tempi è testimonianza diretta di quanto i femminicidi e le violenze nascano sia dalla convinzione che l'uomo ha sempre avuto e che continua ad avere di essere superiore alla donna, ritenendosi quindi l'unico a poter decidere della sua vita, quanto di un'idea distorta che si ha di relazione amorosa. È la capacità di amore paritario e non la sopraffazione a dover essere caratteristica della nostra specie. A essa siamo biologicamente predisposti ed è compito della cultura e dei singoli individui coltivarla, cosa che purtroppo non è fatta spesso. Infatti, il mondo in cui viviamo è spesso complice della sopraffazione e del dominio maschili in vari modi, giustificandole attraverso le ideologie, le leggi, la religione e non solo. La cultura occidentale, che in teoria promette di riconoscere la parità tra uomo e donna, in realtà spesso e volentieri favorisce tendenze arcaiche attraverso la sessualizzazione, la pornografia, la prostituzione, le pratiche educative che legittimano la violenza, l'impulsività e la sopraffazione. Questo breve video nasce dai vari spunti suggeriti dall'attività di PCTO dalla parte di Eva. Femminicidio, stalking e violenza sulle donne di ieri e di oggi, proposto dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina, che è riuscito con vari incontri a farci riflettere molto sulla tematica. Per questo abbiamo cercato, con questo nostro progetto, di evidenziare, scattando delle foto e affiancandole a delle frasi significative, le condizioni che la donna ancora oggi, nel 2022, è costretta a subire. Il PCTO ha evidenziato, ma soprattutto educato, sul tema del rispetto nei confronti delle donne, della diversità di genere e dell'educazione sentimentale, che, come abbiamo detto prima, è più che utile per non finire in situazioni gravi come quelle che stiamo analizzando. Siamo riusciti ad approfondire meglio l'argomento passando dalle violenze già presenti in società romana fino ad arrivare al mondo dei social network, incentrandoci sul valore dell'amore e dei legami. Io di te ancora non lo so, tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile, io di te non riuscirei mai a liberarmi, tu di me non riesci a farne a meno. Io di te mi sono innamorata, che era aprile, tu di me hai notato qualche cosa, che era già Natale. Io di te conosco appena le tue convinzioni, tu di me non sai che ti ritrovo in tutte le canzoni. Io di te vorrei sapere in cosa sai mentire, tu di me non avrai mai segreti da scoprire. Io di te non ho rimanere. Io di te non ho paura. Ringraziamo la nostra tutor, la professoressa Elena Di Stefano, che, anche grazie alla collaborazione della professoressa Barbara Bellamacina, è riuscita a guidarci nella realizzazione di questo progetto, fornendoci idee e spunti, dedicandoci gran parte del suo tempo. Ringraziamo il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina, con riferimento ai tutor, le professoresse Rosa Santoro, Giovanna Costanzo, Mariangela Monaca e il professore Francesco Pira, che con le loro parole e spiegazioni sono riuscite a farci esplorare al meglio questa tematica, che dovrebbe essere conosciuta e attenzionata nel dettaglio da tutti.